Non si può dire la stessa cosa oggi proprio sul discorso del sogno, della speranza, no? È sempre, sta scemando sempre più e ce lo conferma a tale proposito un rapporto sulla situazione lavorativa in Italia a cura del Comitato per il Progetto Culturale della Conferenza Episcopale Italiana. Un rapporto che però già nel titolo non si limita ad analizzare e denunciare la situazione, ma anche a proporre, infatti. Il titolo è Per il lavoro, rapporto proposta sulla situazione italiana. Molte e cruciali le domande sollevate in questa analisi. Ad esempio, qual è il lavoro nell'Italia di oggi? Quale lavoro? Che caratteristiche ha questo lavoro? Quando c'è questo lavoro, ovviamente. Quali sono gli attori e i problemi del mondo del lavoro? Quale lavoro per il futuro? Ecco, tutte queste domande, nella speranza di avere anche qualche risposta, le giriamo e le rivolgiamo al professor Sergio Belardinelli. Buonasera, grazie Buonasera. per essere qui. Docente di sociologia all'Università di Bologna ed è uno dei curatori di questo rapporto che ho citato ora insieme al presidente del Censis Giuseppe De Rita e al professor Michele Tiraboschi, del docente di diritto del lavoro all'Università di Modena, Reggio Emilia. Uno dei vostri capitoli si apre in maniera, diciamo, tradizionale con una frase che noi tutti conosciamo perché è l'articolo 1 della Costituzione italiana, cioè l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Però poi leggiamo dalla controcopertina e c'è scritto: un profondo malessere affligge in Italia il mondo del lavoro, un malessere reso più drammatico dalla grave crisi economica in corso. Allora, a me la cosa che colpisce intanto ovviamente è l'evidente contrasto, paradosso tra l'affermazione del primo articolo della Costituzione e la secca analisi sintetizzata, no? In questa frase, dove la scelta lessicale della parola malessere non credo sia casuale, perché qui non si Purtroppo. parla semplicemente di problema o di crisi, ma con questa parola si rimanda a qualcosa di quasi di più profondo, di sicuro, e anche di esistenziale, potremmo dire, no? Certamente. Quando lei ha detto molto bene, malessere è qualcosa che riassume in sé non soltanto gli aspetti di crisi di cui normalmente si parla. Noi sappiamo che abbiamo nel nostro paese un mercato del lavoro molto ingessato, che andrebbe un po' alleggerito. Sappiamo che c'è un tasso di disoccupazione molto preoccupante, specialmente per quanto riguarda i giovani. Insomma, ci sono problemi drammatici che assillano il mondo del lavoro e dei quali molto si parla, anche da tanto tempo. Forse non si parla abbastanza di ciò che sta veramente al fondo del malessere cui lei faceva cenno. E forse lì c'è una crisi di senso del lavoro, come si dice nel rapporto. Una crisi che è appunto una crisi quasi antropologica, più che economica. Vede, in apertura lei parlava degli anni 60, parlava di anni duri. Sono stati anni duri per tanti, che però hanno avuto una chance, perché era un tempo in cui nella società c'erano, se permette, grandi speranze e grandi energie Io anche. ricordo, citavo prima l'esempio personale, autobiografico di mio padre, ma non semplicemente per fare una parentesi sulla mia vita che può interessare molto poco, ovviamente. Quanto per il fatto che ricordo molto vivo che ho di quegli anni, oltre che della grande sofferenza, perché ero un ragazzino, Certo. facevo la scuola media e mio padre partì per la Germania, avevo due fratelli più grandi, quindi comunque era una situazione molto difficile, stavamo giù nel meridione, mia madre da sola doveva reggere, no? La madre di famiglia meridionale doveva reggere le sorti di questa famiglia, tenerla unita. Quindi sicuramente grande sofferenza. Ricordo anche, ovviamente, la grande fatica di mio padre che partiva e non si sapeva quando tornava, perché non c'era il telefono, non avevamo noi personalmente il telefono. E quindi arrivava, non si sapeva quando. Andava una lettera, indicativamente diceva verrò più o meno verso quella data. E ricordo anche la fatica del lavoro che faceva, andava a fare il muratore a Francoforte. Però ricordo anche molto viva un'altra cosa, quindi mi rifaccio appunto alla notazione che lei stava facendo.
La speranza, cioè mio padre lavorava con la forte e la indistruttibile speranza che quel sacrificio lo stava facendo per assicurare un futuro, perché noi dovevamo studiare, perché lo studio ci avrebbe assicurato comunque un posto nella società. Ed è, ha perfettamente ragione. Erano tempi in cui c'era in abbondanza ciò che forse oggi non abbiamo più o abbiamo troppo poco. C'era una grande vitalità nella società, c'era una grande capacità di farsi carico anche di fatiche sovrumane, sulle quali però si riponeva la speranza di migliorare la propria situazione e quella della propria famiglia. E c'era fiducia, c'era proprio si pensava che il futuro potesse essere migliore di quello che stavamo vedendo. Questo faceva vedendo. Accettare anche la capacità magari di fare un lavoro un po' alienante o stressante. Anche sacrifici. Esattamente ciò che oggi noi non riusciamo più a dire, per esempio, ai nostri giovani. Vede, nel rapporto se ne parla diffusamente. Tutti sanno che nel nostro paese abbiamo quasi 2 milioni di giovani che non sono inseriti in un percorso formativo, non lavorano, non cercano più neanche un lavoro. Vede, quando si dice malessere, questo è un segnale evidente, preoccupante. La dice lunga su una società che non ha più motivi per aver fiducia e speranza. Però c'è anche qualcos'altro, e cioè noi adulti a questi giovani non possiamo semplicemente piangere addosso. Poverini, abbiamo tolto loro il futuro. È vero, ci siamo mangiati quello che non avremmo dovuto, però ai nostri figli bisogna dire piuttosto: rimboccatevi le maniche, perché il mondo che viviamo è un mondo che ha delle sue durezze, e se non saprete metterci del vostro non riuscirete a cavarne le gambe, però sappiate anche che questo è un mondo pieno di opportunità. Certo. Le opportunità che aveva lei o che avevo io in quegli anni forse non erano così esaltanti come potrebbero essere quelle che i nostri figli... Ma richiedono queste opportunità un atteggiamento diverso, certo. E non solo atteggiamento, anzi atteggiamento è un po' una parola superficiale in questo caso, richiedono una posizione, cultura. Ecco, una cultura, forse usiamo il termine giustamente cultura. Una cultura e una formazione diversa. Io volevo sottoporre questa considerazione che ho trovato nella prefazione del cardinale Camillo Ruini, in questo rapporto, dove emergono, dove vengono evidenziati dei paradossi. Vorrei che lei brevemente e in maniera molto sintetica, come è abilissimo a fare, riesce magari a illuminarmeli. Allora, crescono a ritmo esponenziale le tecnologie e tuttavia si registra non una crescita della ricchezza, ma un impoverimento complessivo dell'Italia. E questo è un primo paradosso. Dall'altro, diminuisce nella popolazione italiana la percentuale dei giovani e aumenta contemporaneamente la disoccupazione giovanile. Questo comincerei da quest'ultimo paradosso, perché è quello più intrigante per certi versi e che ci fa capire quanto sia necessario anche nel mondo del lavoro una svolta culturale. E nel nostro paese l'inverno demografico che grava come un macigno sul nostro paese, paradossalmente, ha generato questo paradosso, perché una società di anziani, una società di vecchi, è una società che inevitabilmente è meno vitale, ha meno energie dentro di sé. E starei per dire che questo si manifesta anche nella difficoltà che una società di vecchi ha a percorrere vie nuove anche per generare nuovi lavori. C'è un nesso, secondo me, è meno paradossale di quanto a prima vista possa apparire, tra questa società che invecchia e una società che non riesce più a offrire lavoro ai giovani. Sono, starei per dire, due facce di una medesima crisi, di un medesimo malessere, torniamo lì, che ha soprattutto a che fare proprio con il nostro essere diventati proprio, mi perdoni l'espressione, dei pensionati della storia, cioè ci stiamo facendo cadere addosso le cose.
e non ci mettiamo non più siamo del nostro. Più i protagonisti della nostra vita. Non ci sentiamo più protagonisti della nostra vita, non siamo più disposti a metterci del nostro proprio per uscirne. E sul discorso delle tecnologie invece e anche questo denota la, diciamo così, una certa senescenza del nostro mercato del lavoro e delle nostre relazioni industriali. Non abbiamo saputo approfittare della grande opportunità delle nuove tecnologie per generare nuovo lavoro e nuove ricchezze. È un problema che non è solo un problema tecnico, è un problema politico, è un problema politico-culturale, è un problema che riguarda gli imprenditori, i sindacati e gli uomini politici, ma riguarda tutti noi. Riguarda la nostra capacità di cogliere quelle che sono le opportunità del tempo nel quale viviamo e di trasformarle in un bene per noi e per gli altri. Questo è ciò che ci è mancato. Mi scusi, però una cosa volevo sapere. Questo fenomeno, ovviamente, questa analisi, questo rapporto si concentra ovviamente sulla situazione italiana, certo. Ma secondo lei, secondo anche la sua esperienza, invece in altri paesi ci sono esempi diversi in tal senso a cui possiamo attingere? Guardi, in Germania non si può dire che le tecnologie abbiano generato disoccupazione o abbiano generato impoverimento. O svilimento culturale. O svilimento, no? Culturale. Anche, per carità, non facciamo, non pensiamo che negli altri paesi tutto siano rose e fiori. Hanno anche loro i loro problemi, però hanno saputo gestire meglio di noi la grande opportunità dello sviluppo. Vede, nel rapporto c'è un capitolo che potrebbe illuminare questo problema ed è il capitolo nel quale si parla dell'importanza del lavoro di ricerca nelle università, negli enti, nelle imprese. Perché? Perché è da lì che vengono gli impulsi a generare opportunità anche di lavoro in un mondo nel quale oramai è certo, sono importanti le materie prime, ma sono sempre più importanti anche come opportunità lavorative i potenziali conoscitivi che una società è in grado di generare. La tecnologia non è altro che un aspetto. Posso fare una battuta? Sì. Con la ricerca la cultura si mangia. Altro che se si mangia, altro che. È un segno di miopia deprimente quello di pensare. C'è un capitolo anche che ho sottolineato, un altro capitolo, è intitolato La perdita del gusto del lavoro e l'alienazione. A me è sembrato molto, mi ha colpito moltissimo perché viene scritto a un certo punto: è in crisi l'esperienza elementare quotidiana del lavoro. Spesso si vive scissi subendo il tempo del lavoro e sognando un tempo libero, il quale puntualmente poi delude. Mi viene in mente anche una reminiscenza letteraria, un libro che insomma andò per la maggiore per un periodo, che era Lo Zen e l'arte della motocicletta, una cosa del genere, di Robert Pirsig, dove però mi colpiva, mi è rimasto impresso dalla lettura di questo libro, a un certo punto un capitolo in cui questo professore universitario chiedeva ai suoi studenti di fare un tema sulla qualità, con la Q maiuscola ovviamente. Certo. E alla fine della lezione ne usciva fuori che la qualità è quando si crea sintonia, empatia, armonia tra ciò che si è e ciò che si fa. Certo. Noi abbiamo perso o rischiamo di perdere completamente questa qualità in questo senso oggi? Diciamo che stiamo investendo troppo poco, anche culturalmente, nei nostri processi di formazione, eccetera. Stiamo investendo troppo poco sull'importanza che ha per le persone fare un lavoro con la consapevolezza di farlo in proprio, sentendosi gratificati di ciò che si fa. Purtroppo ci siamo un po', come dire, addormentati su quell'idea vecchia e direi proprio deprimente che si lavora per in funzione del tempo libero. E questo tra l'altro ci condannerebbe, se lo prendessimo alla lettera, certo, ad ammettere che passiamo la maggior parte del tempo della nostra vita in un'occupazione senza senso. Letteralmente alienante, cioè alienante, altra da noi. Altra proprio. Da noi. Invece noi sappiamo, suo padre, mio padre, che pure facevano un lavoro duro, sapevano bene che quel lavoro aveva un senso e non era qualcosa che avrebbero fatto volentieri, magari con meno fatica, certo, ma non era qualcosa, sapevano collegare
a quel lavoro aveva uno qualcosa, scopo, aveva un senso. Uno scopo più grande. Che non vuol dire non faticare, insomma. No, no, ecco, ma c'è una bella differenza. Certo. Senta, un'ultima cosa volevo chiedere, poi naturalmente il libro andrebbe letto con attenzione perché in tutti i suoi capitoli, però ecco, tra i vari punti che mi sono segnato, c'è quello in cui si parla del ruolo dei media, già che siamo qui, insomma, certo. Mi incuriosiva anche. E viene sintetizzato che ci sono tre funzioni, insomma, a cui i media dovrebbero assolvere, parlando dei problemi del lavoro, della crisi del lavoro. E cioè, innanzitutto, va bene, le persone hanno bisogno di essere correttamente informate per poter decidere consapevolmente. Sì. Mi sembra una premessa, certo. Diciamo, certo. Potrei dire scontata, ovvio. Ma che purtroppo non lo è. Va bene ricordarla. Sì. La seconda funzione è la mediazione tra le componenti sociali. Ecco, questo secondo lei invece che cosa vuol dire? Questo auspicabilmente dovrebbe voler dire che i media, piuttosto che entrare a dare maggiore risonanza al conflitto sociale, dovrebbero, nei limiti del possibile, farsi carico a quel livello di una specie di opera di informazione che poi sarebbe di pacificazione. Cioè, è questo che scovare anche la buona notizia. La buona notizia. Che è buona notizia, perché soprattutto viene detto giustamente, sfatiamo questo discorso, questa frase inglese che dice, traducendo, una cattiva notizia è una buona notizia, certo, perché naturalmente fa notizia. Invece troviamo le buone notizie perché possono presentare degli esempi e degli stimoli, no? E generiamo anche, contribuiamo a generare relazioni sindacali, industriali, differenti. L'imprenditore non può essere solo l'alter del lavoratore. Finché staremo su questo registro non usciremo dalla crisi. Certo. La crisi ha bisogno di una consapevolezza nuova. Dobbiamo sentirci tutti nella stessa barca, questo è il punto. Poi c'è una terza funzione, sempre, che i media dovrebbero, potrebbero assolvere, quello di valorizzare le diverse tradizioni e culture dell'Italia. Qui mi sembra molto chiaro, perché se noi recuperiamo storia, passato, consapevolezza, tradizione, nostra cultura, siamo in grado di rendere, di far fruttare, insomma, questo patrimonio. E troveremmo dei motivi anche per essere ottimisti. In fondo, guardiamo la bellezza dei nostri paesaggi, dei nostri campi, come dei borghi, come delle cattedrali, e sono tutte frutto di una passione e del lavoro di coloro che ci hanno preceduti. Se guardassimo queste cose con uno spirito giusto, potremmo trarre proprio ragioni buone, certo, per dire che il lavoro ben fatto è ciò che costruisce bellezza per noi, per gli altri, per la comunità, certo, in cui siamo. E torniamo a quell'armonia. Professore, esattamente. Io la ringrazio per questo piccolo viaggio che abbiamo fatto attraverso questo utilissimo rapporto proposto sull'Associazione Italiana sulla situazione lavorativa in particolare. La volevo salutare invitandola, lo so che forse può sembrare un po' troppo terra terra, però sicuramente non è anche il suo compito, però possiamo lasciare chi ci sta guardando, chi ci sta ascoltando, con un messaggio di speranza, ma non tanto così per finire in bellezza col sorriso sulle labbra, ma proprio per concretamente poter dare un consiglio che crei un'apertura, che crei relazione e che crei speranza e positività nel mondo del lavoro. Diciamo che non c'è nella vita nessuna situazione che possa autorizzare a pensare che non ci sono speranze. Nemmeno la situazione di disoccupazione più nera. Cerchiamo di trarre proprio dalle difficoltà l'energia per fronteggiarle, per dare degli esempi, che sono poi esempi che servono a noi e agli altri. Io credo che proprio nel tempo di crisi questa esortazione a pensare che nonostante tutto è bello stare al mondo, ecco, credo che valga anche per chi è senza lavoro. Grazie professor Bardinelli.